Io quindi sarò a livello ecco, ancora galileano e prima di passare alle diapositive vorrei che vedeste questo servizio, questo libro di 3 minuti che vi dà un po' l'idea di quello che noi stiamo facendo in Campania e che sta esportando come modello in tutte le aree inquinanti, vogliamo dire, d'Italia, di Europa e del mondo. È un modello dunque nuovo di lavorazione di impatto ambientale sulla salute umana che parte dal seno sentiero, il liquido seminale, indicatore della salute ambientale e della salute generale. Quindi se possiamo partire con questo video e poi passo a una cosa. È il nostro futuro. È impegno personale. È la nostra responsabilità. È un bene comune. È rispetto per la vita. La salute ambientale è vita. È la mia fertilità. EcoFood Fertility mette al centro della salute ambientale. I medici e i ricercatori che hanno lavorato al progetto hanno indagato la vita partendo dalle sue origini. Gli spermatozoi sono il nucleo dell'analisi di EcoFood Fertility. Ci permettono infatti di trasformare la fertilità in un indicatore precoce di salute, diventando quindi un ottimo strumento di prevenzione. L'apparato riproduttivo è il primo ad essere esposto ad ogni tipo di stress. Gli spermatozoi sono una spia e se ascoltati possono essere sentinelle ambientali e della salute. In questo perfetto binomio ambiente-salute possiamo avviare una bonifica dell'uomo, ovvero individuare i regimi dietetici capaci di controbilanciare gli effetti negativi del vivere in un ambiente inquinato. L'alimentazione amplifica o significa l'impatto dell'ambiente sulla salute. Possiamo così proteggere la popolazione con la creazione di una filiera della salute alimentare, ottenendo prodotti sani e di qualità per la salute attraverso una rete di produttori di alimenti biologici. Inoltre, EcoFood Fertility non solo si sta completando attraverso un protocollo di studio sul versante femminile, ma con la rete Riesar vuole realizzare un programma con le scuole nelle aree di intervento del progetto per creare un nuovo orizzonte educativo per la ricerca. EcoFood Fertility è un progetto che nasce dal basso, coinvolgendo il territorio e le associazioni ambientaliste che hanno chiamato le istituzioni a scendere su un territorio che può essere difeso solo da chi lo conosce ed è consapevole delle sue dinamiche. Solo così si può passare dalla crisi al modello. Trasformare quindi la sofferenza della crisi ambientale in una ripartenza virtuosa, creando un nuovo modello di valutazione per l'impatto ambientale sulla salute umana e per la prevenzione delle aree a rischio. Grazie ad EcoFood Fertility, la campagna si pone come modello di cittadinanza attiva per riscattarsi dalla crisi ambientale che ha subito mediante la richiesta di verità, incontrando la vita attraverso l'ambiente, l'alimentazione, la fertilità. Vabbè, avete avuto un po' un'idea di quello del progetto. Io le diapositive sono un bel po', ma cercherò di essere rapido nella successione, quindi sono divise un po' per parti. Parliamo un po' dell'impatto ambientale sulla salute riproduttiva, in particolare maschile, che è quella più sensibile, spiegherò perché, e poi dei dati, delle ricerche pubblicate che noi abbiamo sviluppato in Campania e che ci stanno, diciamo, portando un po' in tutte le parti d'Europa e del mondo. Allora, passo, quindi questa è la diapositiva. Allora, questo in pratica
molto si parlava di ambiente. In questa diapositiva vedete un po' l'interconnessione di tutto quello che fa riferimento a quello che oggi tantissimi hanno detto. Quindi passo oltre. Ancora questa di questo fondamentalmente italiano. I pesticidi, dovete sapere, vi insegno un attimo qua, che l'Italia purtroppo rappresenta una delle nazioni, la prima in Europa, poi sempre subito la Francia, che ha il più largo uso di pesticidi. E l'Italia, forse, poi per la sua condizione climatica, ne dovrebbe usarne molto poco. È il paese che ne consuma in assoluto più in Europa. E questo è quello che succederà se non si cambia il paradigma dello sviluppo nei prossimi 70 anni. E le aree che sono quelle che subiranno i maggiori effetti del cambio climatico sono proprio le aree del sud, quindi Spagna, Italia e Grecia. Questa è la rappresentazione della vostra pianura. La pianura è la più inclinata d'Europa e lo potete vedere in questa altra, diciamo, diapositiva. La zona dunque fa il Lazio, fa il Piemonte e la Lombardia, la zona del Veneto, poi abbiamo ovviamente la zona di Roma, terra dei fuochi, dove sono di Acerra, Abito, quindi proprio l'epicentro dell'area terra dei fuochi, poi abbiamo Taranto, Gela, quindi le aree dove insistono dunque delle fonti di inquinamento, rappresento poi tra l'altro le aree dove ci sono, c'è la maggiore incidenza di tutte le patologie croniche degenerative, tutte. Dove c'è il maggiore inquinamento, vi è un aumento, lo vedete da queste tre, in Lombardia, Lazio, Campania. Quindi c'è proprio un parallelismo diretto tra ambiente e salute. Questo è un articolo uscito un mese fa su Lancet, riportato anche dalla Repubblica. 9 milioni di morti, l'inquinamento uccide 15 volte più delle guerre. Questo è quello, una parte di quello che noi troviamo se andiamo a fare una valutazione di queste sostanze dei fluidi del nostro organismo. Queste sono le vie di passaggio, via aerea, via cutanea, via alimentare, dei tossici. Questo è quello di cui quindi, oggi quindi, si parla e siamo molto attenti alla tecnologia 5G. So che c'è un appello di circa 150 scienziati che stanno cercando di bloccare la tecnologia 5G. Proprio perché la pandemia del prossimo secolo è legata alle interferenze e quindi all'impatto delle onde elettromagnetiche. Fondamentalmente tutte quelle sostanze, ma anche tutto quello che troviamo in questa stanza, e quindi quello che troviamo nelle piscine, nelle bottiglie di plastica, nei cosmetici, quindi l'inquinamento indotto, insieme a tutte quelle rappresentazioni di inquinamento che abbiamo visto qui, particolarmente all'inquinamento outdoor, in pratica hanno come meccanismo di azione in particolare questo, l'interferenza in loco. In pratica che cosa succede? Succede che tutte queste sostanze tossiche, questi contaminanti, prima il collega precedente parlava dell'emissione ogni anno di centinaia di sostanze tossiche nuove, quindi sostanze nuove messe nell'ambiente, fondamentalmente hanno questo effetto, quello di interferire con la funzioni metaboliche, endocrine, e quindi di alterare la fisiologia del nostro organismo. Attraverso quindi questo tipo dunque di meccanismo, legandosi quindi ai vettori, spiazzando quindi gli ormoni, avendo diciamo un'azione nulla, aumentando l'azione di quello stesso ormone o riducendo. Quindi meccanismo di interferenza endocrina che viene rappresentato in questa diapositiva. Ma fondamentalmente prima si faceva riferimento alle sostanze. Molte di queste, quando vengono messe sul mercato, fanno riferimento alla dose che può essere tossica per una persona di 70 anni. Non si fa riferimento a quella stessa sostanza che può essere, diciamo così, attiva e pericolosa in un bambino, nella donna gravida o nella fase dunque di sviluppo come la fase adolescenza. Quindi non si considera appunto questo tipo dunque di fascia di età in cui vi è una maggiore vulnerabilità. E oltretutto non si considera che se tutte le sostanze che ovviamente sono in commercio e che stanno di sotto dei limiti, diciamo così,
della rusticità sta di fatto che queste sostanze, una più, non hanno un effetto sommatorio. Quindi quello che parlava di un effetto sommatorio. No, hanno un effetto moltiplicatorio. Cioè, i meccanismi di azione di queste sostanze sono anche diversi. Dopo lo dirò quali sono, ma fondamentalmente sono genetico, epigenetico, interferente endocrino e induzione appunto di stesso ossidativo, e a più livelli, e fondamentalmente c'è il problema del bioaccumulo e quindi il potenziamento, la moltiplicazione di questi effetti. Quindi il cocktail comunque, di tutto quello che noi diciamo che studiamo è fortemente preoccupante e non parliamo quindi di dosi sicure. Interferente endocrino, quindi tutte queste sostanze che sono disperse nell'ambiente outdoor e indoor, hanno appunto degli effetti, come potete vedere qui, e oltretutto effetti, come vedete, transgenerazionali, quindi trasmissibili alle generazioni future. È stato dimostrato sui topi l'effetto di contaminanti fino alla terza generazione, nell'uomo alla prima, perché siamo ancora, diciamo così, agli studi iniziali. L'epigenetica è una branca moderna, quindi possiamo dimostrare che gli effetti sono però dimostrati alla prima. Nel passo dell'esodo parla Dio ti punirà fino alla terza generazione, nei topi è stato dimostrato fino alla terza. E la maggior parte, non solo dei pesticidi, ma tutti i tossici hanno un'azione appunto importante. Le malformazioni più frequenti sono proprio quelle della palata urogenitale e non. E questo, di questo ne dobbiamo parlare. Allora, dal 2008 al 2016, questo è quello che vediamo, un calo del 16% secondo i dati Istat negli ultimi 9 anni. Questa è la media della natalità in Italia, 1,35. La mia regione, la Campania, una regione che prima era una riserva demografica, addirittura è andata al di sotto delle medie nazionali. Siamo molto al di sotto dei 2,1, limite al di sotto del quale la popolazione non può essere più sostenuta. Quindi fondamentalmente abbiamo un problema demografico estremamente serio, su cui credo che si faccia molto poco. Leggevo ieri che la Lorenzin ha sorvegliato dicendo dovremmo fare un piano di natalità per non so quanti mesi euro la metà di situazione, molto tardi, ma meglio tardi che mai, basta di fatti che c'è un problema che non è legato solo a fattori sociologici, ci sono fattori ambientali, ci sono fattori che incidono con la rete e quindi la fertilità effettivamente è in calo per tutte le ragioni che prima ho detto. E questa è del 2017, Levinna, che ha fatto il giro del mondo, il calo della concentrazione spermatozoale negli ultimi 40 anni, 59,3%, negli ultimi 40 anni. Negli ultimi 15 anni, con lo sviluppo che ha avuto la Cina, vi è una riduzione della concentrazione spermatozoale del 30%. Cina 15 anni, paesi diciamo occidentali, quasi 60%. E i fattori socio-economici, ecco, ritorno a quello che volevo dire prima, non sono, diciamo così, non danno una spiegazione sufficiente di questo caso. Esistono, tra l'altro, delle differenze in termini di fertilità, di capacità riproduttiva maschile e femmine, a seconda anche delle aree. Nelle aree dove maggiore è il peso ambientale, evidentemente c'è una riduzione dell'indice generale di fertilità. E comunque il peso relativo oggi delle cause ambientali sembra essere prevalente rispetto a quello delle cause strutturali. E questo impone l'applicazione di misure preventive, non rimandabili, per la salvaguardia della salute pubblica delle attuali e delle generazioni future. E quindi dobbiamo parlare oggi di una nuova forma di malattia. Se nell'Ottocento c'era questo tipo comunque di patologie, oggi c'è l'esplosione della patologia cronica. Oggi siamo di fronte a questo. Il termine patocenosi rappresenta appunto l'insieme delle malattie presenti in una popolazione in un determinato periodo. Questo è un termine coniato da Schreber. Che cosa è successo? È successo che, per quanto riguarda le patologie riproduttive, dal 1996 al 2016 c'è stata un'esplosione di ricerche proprio per valutare l'impatto che l'ambiente ha sulla fertilità. Prima del 1996 le pubblicazioni erano scarse, poche, dal 1996 ad oggi
si è cominciato in pratica a lavorare su questo ponte e fino all'agosto 2017 le indicazioni che potete vedere sul pannello sono 4.200 strade. E queste sono alcune, diciamo così, delle piccola selezione degli impatti che hanno infatti a prospetto i pesticidi, quindi, e le onde elettromagnetiche, l'esposizione a bassi livelli di idrocarburi che ci dice che sono contaminati per l'aria, riducono e possono causare alle mancate metaboliche, sclerosi, danno e disfunzione mitocondriale, di cui poi parlerò più avanti. E ancora, come il particolato, quindi atmosferico, ha un'azione assolutamente negativa sulla morfologia stellare e sulla, appunto, immaturità cromatica. E ancora, questa è una selezione di studi di quanto l'effetto delle onde elettromagnetiche hanno sulla spermatologia. 21 su 27 dimostrano appunto l'effetto negativo attraverso questi meccanismi che vedete qui sulla motilità stomatica, con produzione eccessiva di radicali dell'ossigeno, ridotto livello di antiossidanti, danno al DNA stomatico. E i meccanismi sono, oltre quindi, appunto, prima dicevo, in combinazione genetici, epigenetici, disturbo ormonale e stress ossidativo. Gli effetti sono preconcezionali, quindi alterazioni prima del concepimento e poi ovviamente post concezionali. Questi sono, dunque, c'è anche una mia pubblicazione di un anno fa, proprio sull'impatto che questa roba, questi contaminanti hanno sulla generazione. Come dicevo, è stato dimostrato nell'uomo fino alla prima generazione, nei topi fino alla terra. E diciamo, questa è un po' la mia regione, da cui è nato il progetto di cui alcuni dati pubblicati, tra l'altro molto più. La nostra regione, perché lo pensa, la Liguria, la più alta di biodiversità al mondo, in particolare l'area del Cilento, se qualcuno si è tornato dal Cilento, vedrà che spettacolo. Ma purtroppo è anche, diciamo così, non si dà per risolvere problemi seri. Questo qua c'è un esame meno contiguo, questo ve lo dirò dopo, perché stiamo facendo un studio anche a Brescia, poi dobbiamo vedere tutti quelli che stanno peggio di Brescia, specie quelli della terra dei fuochi. Ma fondamentalmente il progetto è nato appunto dalla terra dei fuochi, da quest'area a cavallo delle province di Caserta e di Napoli, attraversate dall'asse mediano sotto il quale praticamente ci sono interventi di vario genere, in particolare da aziende provenienti dal nord, e anche noi ci abbiamo messo il nostro e ci mettiamo. E quindi il progetto nato, cioè Tildas in Pils, per appunto conoscere in effetti quanto il liquido seminale è un affidabile biomarcatore della salute ambientale. Questo è un articolo uscito da decine di anni fa per darvi appunto l'idea di cosa quindi fare, darvi il politico e ti dirò in cambio. E quindi questo progetto è nato per conoscere le cose, per vedere se effettivamente esistono ed è possibile quantificare e determinare in maniera scientificamente più corretta rispetto agli studi epidemiologici classici, cioè gli studi dove ci si mette al PC, gli epidemiologi vedono, hanno i dati da parte dunque dei registri tumori o dagli ospedali, dell'ASL, vedono se in alcune zone vi è una maggiore incidenza per una serie di patologie, una maggiore ricovero per determinate patologie, e dicono che in quelle aree effettivamente c'è osservato una maggiore incidenza. Noi con questa storia dell'incidenza, in un anno rispetto a un altro, ci hanno praticamente preso, lo dico dalla comunità, per il culo per circa 15 anni. E lo stanno facendo anche in Val di Sacco, qua non lo fanno perché, ripeto, voi siete molto più. E dico questo perché? Perché di fatti, noi dal territorio, io sono un medico dell'ambiente, abbiamo cominciato a capovolgere il sistema di valutazione. Perché l'Istituto Superiore di Sanità ci diceva sì, in effetti a Napoli, in provincia dunque di Caserta e di Napoli, si muore quanto si muore a Brescia, quanto si muore a Taranto, quanto si muore a Genova. Cioè in effetti un problema c'è, però... Ma comunque mezzo caso, la differenza è che noi siamo 2 milioni e mezzo di abitanti e siamo in un territorio vastissimo.
Brescia sono 250.000, Taranto 200.000, Gela sono altri 100.000, stiamo parlando di un territorio piccolissimo dove c'è una fonte di inquinante, cioè da noi ancora non si capisce che cosa è, che ci dà degli indici, diciamo così, almeno epidemiologici preoccupanti. Per cui abbiamo detto, a un certo punto cominciamo a vedere come possiamo fare la popolazione disorientata, l'economia agricola è stata massacrata con tutta l'accensione mediale, cioè, poi c'è stata e c'è ancora, per cui quasi i nostri prodotti non potevano essere più venduti perché quello che veniva da quelle terre era inquinato. In effetti poi vi spiegherò che i nostri costumi, che i nostri prodotti agricoli non sono forse sono molto non inquinati in altre zone, ma fra l'altro hanno delle capacità di antiossidare e detossificare maggiori rispetto ai prodotti che vengono dalla piana del Sele, se stanno in Campania, o anche della piana padana, per una serie di caratteristiche appunto legate al tipo di terreno, terreno vulcano, più ricco di minerali, più ricco di vitamine. Quindi vi spiegherò perché poi da questo progetto noi abbiamo ribaltato l'immagine, vogliamo ribaltare l'immagine, diciamo così, della terra dei fuochi. Ma fondamentalmente quindi conoscere che cosa? Noi volevamo conoscere in maniera molto più precisa quale fosse il rischio biologico, cioè quali fossero praticamente gli indicatori più sensibili per valutare il rischio salute della popolazione, considerando che cosa? Gli organi sentinella, cioè quali sono appunto i sistemi organo funzionali più sensibili all'esposizione ambientale. Come dovevamo stratificare quindi la popolazione, come dovevamo appunto cominciare quindi non solo ad andare oltre il dato epidemiologico, che è osservazionale, ma e quindi interpretare, e ha interpretazione, tanto è vero che nella relazione dello studio Sentieri, lo studio più importante fatto dall'Istituto di Sanità su tutte le aree a rischio d'Italia, 44 sono siti di interesse nazionale, cioè siti da bonificare, nessuno è bonificato in Italia, 44 sono i siti da bonificare in Italia da 40 anni, si fa la fotografia, sì, e poi rimane tutto là. Fondamentalmente abbiamo detto facciamo una stratificazione prendendo campioni di popolazione omogenei per età, non fumatori, non bevitori, non esposti, più o meno lo stesso dice la serbatoia, andiamo a valutare direttamente con un metodo nuovo che è il metodo della valutazione del biomonitoraggio umano, quindi superiamo appunto gli strumenti analitici legati a quelli dell'epidemiologia classica, andiamo a fare una valutazione diretta dei contaminanti nei fluidi di queste persone a parità di condizioni e che vivono in zone differenti di gestione ambientale, e andiamo a valutare non solo quindi i contaminanti, ma andiamo a valutare anche i biomarcatori, ossia degli indicatori molecolari che, diciamo così, rispondono a certi danni, e quindi andare a individuare appunto i segni più precoci di modificazione funzionale prima che si manifesti il danno clinico, oltre ovviamente a valutare la suscettibilità individuale con dei marcatori quindi di polimorfismo genetici. E quindi abbiamo in pratica superato il metodo appunto di valutazione classico che viene ancora oggi fatto, della valutazione di rischio sulla base dell'incidenza, aumento dunque l'incidenza di rigore, malattie, per malattie cardiovascolari, e abbiamo cominciato a valutare appunto il sistema di biomonitoraggio, quindi una valutazione diretta per far sì che in effetti questo tipo dunque di valutazione rispecchiasse maggiormente la reale esposizione complessiva a quel determinato inquinante, anche per individuare quel determinato inquinante. Quindi è nato il progetto di ricerca Ecofertility, che è uno studio sistematico di biomonitoraggio volto a ottenere una valutazione migliore, una maggiore comprensione degli effetti combinati dell'inquinamento ambientale, delle abitudini alimentari e stili di vita cronica. Quindi un progetto quindi complessivo che andasse a valutare non solo praticamente l'esposizione e quindi il reale rischio biologico di alcune popolazioni, ma anche a fare un'opera di bonifica del mare, cioè la fase 2, che è la fase legata a se tu vivi in queste aree e da qui non te ne puoi andare, perché comunque te ne spingi quell'area, mangi quindi quei cibi, stai in quell'area, allora cosa puoi fare?
modulare l'impatto che l'ambiente ha sulla nostra vita. Come? Attraverso vita e attraverso regimi nutrizionali ad hoc che ti permettono di controbilanciare l'effetto negativo del vivere in cattivi ambienti. E questo poi tra l'altro può finanziare nella storia della famiglia. In ogni caso, sullo sperma sentinella, cioè sul sistema organo funzionale, che sono parlato di continuo maschile, abbiamo anche la POVA attivato il protocollo femminile, ma ovviamente per il protocollo femminile dobbiamo fare riferimento a donne che si sottopongono a PMA, quindi che hanno necessità di fare stimolazione ormonale, quella del figlio follicolare, andare a vedere che cosa quindi vogliamo là e confrontarlo con una serie di biomarcatori. Ovviamente il liquido seminale è immediatamente disponibile per tutta una serie di caratteristiche, è estremamente maneggevole, quindi in pratica consideriamo appunto questo fluido che è appunto il liquido follicolare. Perché il seme? Il seme fondamentalmente rappresenta rispetto allo spermatozoo, rispetto all'ovocita, dalla pubertà in poi si replica in maniera continuativa. Avendo delle replicazioni continue, ovviamente è più esposto a mutazioni rispetto all'ovocita che invece c'è alla nascita, quindi la riserva ovarica noi l'abbiamo alla nascita e poi si consuma fino alla menopausa. È indovata, più protetta, quindi le mutazioni che può seguire l'ovocita sono ovviamente per le replicazioni più ridotte, meno probabili rispetto a uno al ciclo spermatozoario, che è in continua, diciamo così, riproduzione, e quindi è un lettore epigenetico, legge continuamente le informazioni di quel modo. E poi ancora, gli spermi rispetto agli ovociti hanno un citoplasma molto più stretto, hanno ridotte difese antiossidanti, ridotti enzimi antiossidanti, quindi rispondono meno quindi agli stress ossidativi. E ancora, nel liquido seminale, possiamo appunto ritrovare i contaminanti, misura qualificarli e quantificarli, oltre ovviamente a vedere gli effetti direttamente di queste cellule legate alle peculiarità particolari che non trovi in nessun altro tessuto. Ma ancora, quindi, se la sensibilità, diciamo così, degli spermatozoi è importante all'esposizione ambientale, certamente il seme e la quantità di seme è un indicatore fondamentale di salute generale. Studi importanti dal 2009 fino al 2017, e questa è una, diciamo così, grafica che potete vedere, come è correlata la qualità del liquido seminale a tutti gli indici di mortalità. Cioè, se tu hai una cattiva qualità seminale, hai un'aspettativa di vita sana più ridotta. Quindi puoi morire più facilmente di ictus, infarto, malattie cardiovascolari. Quindi è un indicatore di salute. E quindi gli obiettivi del progetto fondamentalmente sono riferiti appunto a valutare i principali biomarcatori in soggetti contaminati e i biomarcatori positivi in soggetti che vivono in differenti zone a diverso impatto ambientale. Ovviamente qua parliamo del futuro delle nostre vite, quindi delle generazioni future, quindi fondamentalmente cominciamo praticamente a indicare nuovi modelli di prevenzione a partire dalla fertilità, e considerare la fertilità a fertilità in generale, quindi andiamo oltre la fertilità come il presidio principale di salute, non solo riproduttiva, ma di salute generale, perché salvaguardare il proprio figlio significa salvaguardare da patologie cardiodegenerative e salvaguardare delle alterazioni che subisce l'epigenoma spermatico, quindi le droghe che lo trasmettono alle generazioni future, salvaguardare la salute pubblica delle generazioni future. Quindi è un argomento di estremo interesse per la salute pubblica. E poi chiarire come gli stili di vita e quali sono i regimi alimentari che bonifica la natura dell'uomo possano in qualche maniera modulare, lo dicevo prima, ridurre l'impatto dell'inquinamento. Perché questo? Perché la maggior parte degli inquinanti agiscono attraverso una produzione eccessiva di rosso, ossia di radicali di ossigeno. Per contrastare questi radicali di ossigeno, fate una bella mangiata di vegetali, ovviamente biologici, ovviamente, diciamo così, poi ci sono alcuni molto più potenti che possono controbilanciare appunto l'effetto dei rossi. Oltre che i vegetali attivano le catene dei rossi creatori, in particolare la catena degli enzimi NRF2, che
fondamentalmente ci aiutano meglio a detossificare, quindi un contrasto diretto e indiretto. Questo è il criterio di selezione dunque dei soggetti, perché abbiamo presentato anche una proposta europea in diverse zone ad alto impatto ambientale d'Europa. Questo è tutto il quadro dunque degli esami che noi andiamo a fare sullo sperma, sul sangue, quindi confronto tra i due liquidi e oltretutto considerando appunto il microbioma, il fluido follicolare, non l'ho aggiunto ma è quello che stiamo quindi andando a fare ora per in Campania, e quindi andiamo a fare una valutazione, diciamo così, molto vasta dei contaminanti, gli ossini, PCB, metalli pesanti, addirittura il nanoparticolato direttamente nel video seminario. Abbiamo pubblicato un mese fa con la dottoressa Gatti la presenza di nanoparticolato appunto nello sperma, dove lo faccio vedere, oltre quindi alla valutazione di tutta una serie di biomarcatori d'effetto epigenetici, ossidativi e altri. La fase 2 del progetto è proprio questa qua, ve l'accenno, appunto, valutare quali di queste diete, di queste rigenerità, ha una maggiore capacità di ridurre il bioaccumulo di contaminanti. E, ciao, ridurre il bioaccumulo di contaminanti. Allora, questa è la parte dunque di quello che noi abbiamo sviluppato in Campania. Abbiamo fatto una prima pubblicazione che poi abbiamo presentato ormai 2 anni fa su 2 test di valutazione del DNA di spermatozoi. Abbiamo visto soggetti che vivevano in 2 zone della Campania, terra dei fuochi rispetto alla zona dell'Alto Mendosino, e siamo andati a vedere con 2 tecniche se c'era una differenza in termini di alterazione del DNA spermatozoi. Abbiamo visto che le differenze c'erano, ed anche statisticamente significative. Maggiore frammentazione del DNA spermatozoi nei soggetti che vivono nella zona della fuochi rispetto a quelli della zona dell'Alto Mendosino. Questa è una pubblicazione che ci ha valso anche un mese fa il premio come la migliore pubblicazione dell'anno, dove abbiamo stabilito il seme come sensore della qualità ambientale. Che cosa abbiamo fatto? No, questo è un altro che abbiamo pubblicato agosto 2017 sui telomeri, sempre in 2 popolazioni. Io ho messo insieme 2 lavori, vi faccio vedere quello di sopra e quello di sopra. Il primo, abbiamo preso 110 maschi, terra di fuochi rispetto alla zona dell'Alto Mendosino, e abbiamo visto che c'erano delle differenze statisticamente significative in termini di bioaccumulo di tutti questi metalli nel seme e nel sangue. Quindi solo il fatto di vivere lì, non fumatori, non bevitori, non esposti, la stessa età, lo stesso indice di massa corporea, cioè abbiamo cercato di stratificare appunto i soggetti. Oltre a queste differenze di bioaccumulo abbiamo nel seme e nel sangue, abbiamo visto che c'erano alterazioni dello stato redox degli enzimi antiossidanti, una maggiore alterazione della motilità, una maggiore alterazione del DNA spermatozoo. La cosa interessante è che lo stato redox era significativamente alterato nel liquido seminale, ma non si vedeva una differenza significativa nel fatto del seme. In più, un altro studio dove gli altri agosto CNR di divisa, abbiamo sempre dunque soggetti sempre in 2 zone differenti con gli stessi criteri di selezione, leucociti e spermatozoi. Si vanno a vedere i telomeri, se c'erano delle differenze, diciamo così, della lunghezza telomerica dei leucociti di questi soggetti. Abbiamo visto che le differenze erano statisticamente significative nel libro, cioè sugli spermatozoi, ma non sui leucociti. Questa è un'altra pubblicazione. Abbiamo messo insieme, per cui sono questi, ridotta motilità, stato redox, indice di frammentazione del DNA, lunghezza dei telomeri, precoci indicatori di esposizione ambientale, e il seme più del sangue appare essere un ottimo marker di esposizione e precoce marker di esposizione ambientale, quindi utile poi ai policy makers, quindi all'istituzione, per avviare nelle popolazioni quindi più esposte a contaminanti dei studi innovativi per la sorveglianza sanitaria e per prevenire appunto i danni futuri, considerando che appunto il liquido seminale è un indicatore di salute generale. Questo è quello che abbiamo pubblicato con la dottoressa Gatti, una delle più grosse esperte in nanopatologia del mondo, quella che sta facendo tutta la guerra anche insieme a nanopanale sui vaccini, dove ha trovato appunto tutti i metalli dei vaccini. Abbiamo messo insieme soggetti militari del Kosovo,
8 pazienti che gli avevo dato io nella zona della Croce, insieme a militari che lavoravano nel triangolo di Kirva, il militare perfetto. E cosa veramente? E il nano particolare arriva direttamente, ovviamente, le particelle più piccole, direttamente nel liquido seminale, quindi per far vedere quanto è profondo l'inquinamento e come quello ti penetra, oltretutto facendo la speciazione del contaminante, nel nano particolare, noi andiamo anche a vedere eventualmente quel soggetto da cosa è stato contaminato. Cioè abbiamo la certezza che se troviamo acciaio, per dire, e lui è stato esposto, ma a un contaminante, sappiamo in maniera precisa da che cosa è esposto. Quindi non parliamo solo di pesticidi generali, no, parliamo proprio di sostanze che noi ritroviamo solo in questo soggetto, facendo la speciazione, quindi la caratterizzazione del nano particolato. E addirittura questa è una deposizione che abbiamo dato, perché il nano particolato lo ritroviamo addirittura nel nucleo cellulare in fase dunque di divisione cromosomica. Quindi come profondo, appunto, questo invece lo stiamo pianificando, dicendolo così. Abbiamo messo in piedi tre punti: Taranto, le zone diciamo così più inquinate, poi abbiamo messo le zone meno inquinate, la zona dell'Alto Mesesele, Palermo, e che cosa quindi abbiamo visto? Per valutare effettivamente se il DNA degli spermatozoi sia effettivamente un ottimo parte di esposizione di Taranto. E difatti che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il gruppo A e il gruppo D, cioè il gruppo dunque dei lavoratori, abbiamo visto i lavoratori, 28 lavoratori dell'IVA, quindi soggetti che stavano direttamente a contatto direttamente in fabbrica, e abbiamo visto che effettivamente le differenze rispetto ai residenti in zona a basso impatto ambientale erano significative. Il gruppo A, quelli d'Italia, rispetto al gruppo B, pure significativo, quindi chi lavorava nelle fabbriche rispetto a chi era residente in provincia di Taranto, pure c'è una differenza significativa in termini di indice di fermentazione di DNA. Poi abbiamo messo insieme il gruppo B col gruppo, quindi D, il gruppo C, il gruppo D, per farvi vedere i gruppi che sono messi qua, ma fondamentalmente fondamentalmente la cosa strana, la cosa che un po' ci preoccupa, però dobbiamo ovviamente fare uno studio molto più largo, è quello di andare a valutare se, come mai, effettivamente chi viveva residenza in terra dei fuochi aveva un indice di fermentazione addirittura un po' minore di quelli che lavoravano direttamente nell'acciaio. Quindi ci sono delle differenze importanti tra residenti in zone ad alto impatto ambientale rispetto a residenti in zona a basso impatto. È un indice molto affidabile, riteniamo che possa essere proprio valutato nel DNA spermatozoa. Il progetto l'abbiamo praticamente aumentato, in campagna abbiamo fatto, come dico, una valutazione sistematica della popolazione, abbiamo 4.200 persone biomonitorate. Non esiste al mondo nessun biomonitoraggio così esteso mai fatto, dove andiamo a fare una valutazione sistematica, poi la fase successiva, poi per ora abbiamo fatto sul sangue, poi lo dobbiamo fare sul video segnale, appunto a questo, non nel modello confuso, ma fondamentalmente tutti gli inquinanti, ecco quello che vi dicevo, hanno un'azione prossidante, inducono quindi alterazioni sul DNA in particolare, questo volevo parlare dello spermatozoo, ecco perché lo spermatozoo è estremamente difficile. Lo spermatozoo è un motore mitocondriale, proprio un motore. Quindi è spiegabile come mai, in effetti, questa è la prima cellula che viene colpita, e quella che bisogna poter indagare prima. Noi abbiamo provato in maniera scientifica con quei dati, e ne siamo producendo altri, abbiamo fatto anche esami di genetici e ci vanno tutti nella stessa direzione, li abbiamo analizzati un mese fa, li stiamo sistematizzando per pubblicarlo, tra l'altro proprio con una vostra concettualità, la professoressa Bollato del Ministero di Milano, di Epigenetica, lei ci sta facendo delle evoluzioni epigenetiche sul sangue, e vi posso anticipare che pure abbiamo istituito la stessa cosa, cioè chi vive una zona rispetto a un'altra ha delle modificazioni epigenetiche. Non vi dico i dettagli, perché
diciamo pubblicato, diciamo. Quindi la funzione di congruenziale, ecco, ritornando un po' anche poi chiamando un po' sul punto, quindi gli studi evidenziano la creata funzionalità mitocondriale con la riduzione dell'attività spinale che potrebbe essere. Ovviamente le alterazioni mitocondriali e quindi l'alterazione dello stato vero comporta tutta una serie di passaggi dal dato cellulare fino al dato sistemico. L'unica azione per poterci proteggere, molti l'hanno detto, ma noi lo ribadiamo, è la nutrizione stimolativa. Queste sono le nostre sostanze. L'alimento farmaco, i fitochimici presenti in natura, questi sono alcuni dei vegetali che hanno la maggiore capacità detossificante e disinquinante. La citata di carota, verde e rossa, hanno tutta un'azione anche specifica su alcuni tipi di nutrizione, su alcuni tipi di sostanze. Questo è uno studio fatto in Cina con i broccoli, quello che vedete dopo, con i broccoli. Questa è una parte dunque degli alimenti, cioè stiamo classificando anche altri. Una parte dunque degli alimenti, quindi con i broccoli, riducevano il tasso di bioaccumulo di sostanze, appunto tossiche in questo caso. E ancora come quindi la dieta riduce il cadmio e il piombo, ancora quindi come alcuni fitochimici riducono un altro idrocarburo policiclico aromatico, la benzoatilene, molto tossico. Ancora appunto, queste passo oltre, queste sono tutte le indicazioni, potete i flavonoidi, quindi ancora l'efficacia della chelazione supplementata con soy food, fra l'altro, è molto associata, quindi la chelazione con l'EBTA ci dà sicuramente un'azione moltiplicante in senso appunto di disintossicazione. Ancora questo è un altro studio sempre da Ferrero, quindi l'azione sempre di Ferrero come detossificante, quindi non solo che dà ossigeno, ma detossifica, cioè elimina. Questo è un progetto che stiamo sviluppando da poco, abbiamo giusto fatto uno studio, stiamo pure per pubblicare, questo qui è un altro studio sempre di come in effetti la dieta mediterranea, quindi il modello mediterraneo, lo studio retrospettivo fatto su 94 soggetti da prendere fuori, si va a valutare appunto come la maggiore aderenza alla dieta mediterranea ha un'azione protettiva sulla spermatogenesi. In effetti ce l'ha. Questo è un primo studio che però poi stiamo ulteriormente sviluppando in modo in fretta. Abbiamo fatto una rete nazionale del progetto e quindi agiamo in più aree d'Italia. Questi sono i nostri collaboratori a livello europeo e a livello nazionale. La rete nazionale che abbiamo costituito per i fertiliti, questo è il progetto del Ministero della Salute approvato alcuni mesi fa e che a gennaio partiremo a partire dalle zone di Brescia, Val di Sacco, Fosilone. Che cosa facciamo qua? Prendiamo 450 adolescenti, 150 persone, 18-20 anni, non fumatori, non bevitori, non esposti, in tutte queste tre aree. Dicevo, al tempo zero li facciamo la valutazione dei metalli pesanti di vita, dei biomarcatori seminali epigenetici, li sottoponiamo a un intervento nutrizionale di 3 mesi con alimenti selezionati da noi. Noi facciamo la spesa, facciamo degli accordi con aziende cerealicole, aziende ortofrutticole, di legumi che ovviamente con sistema biologico non sono certificato, ma vero, perché io non mi credo che siano tutti certificati, come io sono certificato, non sono sicuro. Abbiamo già fatto una selezione di alcuni alimenti, li abbiamo presi, li abbiamo fatti analizzare dai nostri laboratori. Se troviamo tracce di pesticidi, un minuto, tracce di pesticidi, lo passiamo. Non farà più parte della ricerca, perché stiamo cercando dunque di dare fare un'azione, un intervento nutrizionale vero, per valutare in effetti quanto l'alimentazione sia efficace nel ridurre il tasso di bioaccumulo di quelle sostanze che al tempo zero abbiamo valutato. E poi andiamo a fare la valutazione, ovviamente, dei biomarcatori, se sono modificati. E questo è scusa per chiudere, grazie a Giorgio e a Orosco abbiamo questi 450 ragazzi, nelle tre aree avremo a disposizione tre esterni, perché oltre al sedere, oltre al fare, oltre alle urine, ci tiriamo un po' di capelli e vediamo perché.
di mirare con maggior puntualità l'intervento nutrizionale, perché qualcuno può essere, può avere, diciamo, qualche carenza maggiore rispetto all'altro, quindi cerchiamo anche di personalizzare per quanto è possibile ovviamente il tipo dunque di intervento. Sto per chiudere, questa la rete dunque, il progetto ha anche un impatto sociale, per cercare di consapevolizzare, far capire che se noi prendiamo consapevolezza e quindi della nostra sovranità alimentare, possiamo cambiare il mondo, modificando dunque noi stessi in alimentazione, quindi cercando di far sì che la scelta alimentare sia, e comunque la scelta alimentare è la domanda più importante e cruciale per l'economia, possiamo cercare, per quanto è possibile, con questi sei, di modificare anche il mondo. Questo l'abbiamo presentato a Bruxelles, più no. Stiamo facendo addirittura un progetto ancora più nella zona del Sud, e questi un po' sono un po' i messaggi finali del progetto. Quindi seme sentinella, fertilità indicatore principale di salute, la conoscenza è una finestra espositiva molto importante, non è solo quella di bloccare e i primi di gioco, è anche l'adolescenza, e quindi noi andrologi, ginecologi, siamo forse all'inizio, siamo forse i veri responsabili della sopravvivenza della specie umana, e quindi abbiamo una responsabilità molto alta e siamo al primo livello della produzione. Vi ringrazio.